Benvenuti su Mr. Gadget, oggi per una prova davvero curiosa, per cui vi porto in cucina. Prima di cominciare, un po' di ordine dentro casa. In primo luogo ti chiedo di iscriverti al canale di Mr. Gadget e poi di attivare la campanella e infine anche di mettere un mi piace a questo video. Quando mi è stato proposto di testare la pentola a pressione Crock-Pot Turbo Express ho quasi sorriso, in primo luogo perché non sono granché in cucina e poi perché mi trovo più a mio agio tra smartphone, tablet, computer e accessori di tecnologia in genere. In realtà questa è stata una scoperta davvero molto carina. Partiamo però facendo un piccolo passo indietro, cioè che cos'è Crock-Pot? Una linea di prodotti molto popolare negli Stati Uniti con dispositivi molto diversi tra loro a seconda dell'utilizzo che se ne fa. Io ad esempio ho provato la pentola a pressione Crock-Pot Turbo Express, la nostra Tecnolaura invece ha provato lo Slow Cooker Time Select di Crock-Pot che invece lavora con un procedimento diverso, cioè quello della cottura lenta, quella con la cottura che può essere anche programmata perché sia pronta esattamente al momento del pranzo o della cena. Invece con la pentola a pressione Crock-Pot Turbo Express il principio è un po' diverso. Per la mia prova io ho per la prima volta nella mia vita tentato di realizzare un ragù e la notizia pazzesca è che ci sono riuscito. Facilissimo perché basta prendere gli ingredienti oltre a una prima preparazione di qualche secondo aggiungendo semplicemente la carne e sfumando il vino, a un certo punto si aggiunge la pomarola, si chiude il coperchio, si seleziona il programma e si aspetta il momento in cui suonerà l'indicatore sonoro che ci dice che la cottura è ultimata. E guardate, non ci crederete, il risultato è stato tra l'altro molto positivo. Governare la pentola a pressione Crock-Pot Turbo Express è facilissimo, ci sono pochi tasti nella parte frontale che corrispondono alle diverse tipologie di cottura. Essendo una pentola a pressione si può scegliere se la pressione sarà alta o bassa e poi per quanto tempo dovrà cuocere il cibo che abbiamo scelto. Non solo perché una volta terminata la cottura, Crock-Pot Turbo Express mantiene il cibo a temperatura costante senza continuare la cottura. Quindi si può, ad esempio, avviare il programma, uscire di casa e tornare a casa e trovare il cibo alla temperatura perfetta per poterlo consumare. La cosa molto interessante è il tempo con cui si prepara una pietanza con la pentola a pressione Crock-Pot Turbo Express. Nel caso del ragù pensate che si può completare il tutto in poco più di 20 minuti. Negli esperimenti fatti in questi giorni sono passato anche ad un risotto, anche in questo caso preparato con uno dei programmi specifici della pentola a pressione Crock-Pot Turbo Express, e per realizzare un risotto perfetto con il pecorino e il pepe ho impiegato meno di 10 minuti, che è davvero una soluzione niente niente male. Insomma, ho iniziato questa prova con un po' di scetticismo e anche con l'idea che non sarei riuscito a combinare niente di buono, invece ho scoperto di poter preparare velocemente e senza grande sforzo molti piatti, tra l'altro con un costo molto contenuto. Se volete la riprova, vi aspetto a casa mia per il ragù.